Per capire l'importanza che Ore ha avuto nei secoli passati in rapporto al suo territorio, cioè il Salento, in rapporto ai popoli che vi hanno abitato, bisogna necessariamente raccontare qualcosa dei Messapi, un popolo incredibilmente avanzato e civile sotto molti punti di vista. Le origini dei Messapi sono incerte, forse sono arrivati dall'isola di Creta, forse dai Balcani, forse c'è stato un miscuglio con le popolazioni locali. Fatto sta che i Messapi si sono sviluppati ed espansi nel Salento proprio partendo da Oria, e siamo nell'VIII secolo avanti Cristo. La loro presenza, testimoniata da numerosi reperti, è durata circa 6 secoli, sino a quando i Romani li hanno conquistati nel 276 avanti Cristo, subito dopo aver conquistato Taranto e Brindisi. Ma com'era questo territorio, che peraltro si chiamava Messapia, cioè terra tra due mari? Era un territorio appunto con lo Ionio da un lato e l'Adriatico dall'altro, e in questa lingua di terra larga circa 60 chilometri c'era una fittissima foresta, e al centro Oria. Quindi Oria è una città antichissima e importantissima. I Messapi dunque hanno qui costruito le loro prime abitazioni, fatte di capanne che si reggevano su muri a secco ricoperte da rami intrecciati. C'erano anche delle strade che collegavano le abitazioni, ma anche i villaggi tra loro, al punto che la via Appia, costruita successivamente dai Romani, che passa a pochi chilometri da Oria, è stata realizzata su un preesistente tracciato, appunto, indicato dai Messapi. Le capanne, le strade, l'espansione del Salento indicano che i Messapi avevano certamente uno spirito di aggregazione sociale molto molto spiccato. Avevano anche uno spirito di indipendenza importante, che hanno cercato di difendere duramente, combattendo soprattutto contro i Greci di Taranto, che alla fine sconfissero nella famosa disfatta di Taranto. I Messapi dunque erano dei valorosi guerrieri, come peraltro dimostrano i ritrovamenti di armi nelle tombe maschili scoperte nel territorio. I Messapi sono rimasti nel Salento, non hanno mai avuto mire espansionistiche su altri popoli, e qui hanno costruito villaggi sino a Santa Maria di Leuca. Era dunque un popolo laborioso, esperto nel campo dell'agricoltura, coltivavano infatti la vigna e l'ulivo, esperti nella pastorizia e soprattutto nell'allevamento dei cavalli, che utilizzavano per trasportare le merci sino al porto di Otranto e lì imbarcarle per la Grecia. Quindi in Grecia mandavano l'olio, il vino, ma anche manufatti in terracotta, che loro realizzavano su modelli greci personalizzandoli. Il più tipico manufatto dei Messapi è la trozzella, che si ritrova tipicamente nelle tombe femminili. Vedete, si tratta di un vaso variamente decorato con manici angolati arricchiti da rotelle decorative. I Messapi costruivano anche specchi, famosi erano quelli proprio della zona di Brindisi, non molto lontano da qui, e lavoravano il bronzo. Tutta questa attività commerciale è ben documentata dai ritrovamenti nelle tombe di monete coniate dai Messapi stessi. Poco si sa sulla loro lingua. A tratti assomigliava all'albanese, a tratti al greco. Certo è che nelle tombe più importanti, come per esempio quella
scoperta in questa abitazione che è appartenuta a una donna della oligarchia gentilizia che governava Auria, ci sono delle iscrizioni tuttora da decifrare. Ed è proprio questo l'argomento che approfondiremo in un altro video, cioè i ritrovamenti nelle tombe. I corredi tuttora conservati sono esposti nei vari musei del Salento e anche a Auria, al Museo Archeologico, ma questo sarà oggetto di un altro video.